Ciao bimbi! Oggi vi racconto la storia di una piccola formichina che era sempre annoiata, non sapeva cosa fare, ma soprattutto non aveva amici e questo la rendeva molto triste. Per diventare un pochino più felice, decise un giorno di rivolgersi alla strega Stagnolina per avere una pozione che la rendesse felice. Certo che posso fare qualcosa per te, ma tu dovrai aiutarmi, perché io ho male alle ginocchia, ho male alla schiena. Dovrai essere tu a trovare tutti gli ingredienti per una pozione magica. Ora, il primo ingrediente che ci serve è della sabbia del deserto. Vai! Io ti aspetto. La formichina si mise subito in viaggio. Il deserto era molto lontano e quando arrivò lì la sabbia scottava così tanto che dovette saltellare prima con un piede, poi con l'altro, finché non arrivò all'ombra di un grosso sasso e lì riuscì a raccogliere tutta la sabbia che serviva alla strega. Grazie mille! Ora la verso nel contenitore per fare la pozione. Ora ci servirebbe qualcosa di molto piccolo. Una noce. Vai, 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 vai! La formichina si mise subito in cammino, ma proprio quando arrivò sotto al noce più alto che conosceva, uno scoiattolo le si parò davanti. Ehi tu, non puoi salire sul mio albero. Se vuoi una delle mie noci, dovrei riuscire ad arrampicarti più velocemente di me. Ma che velocità! Prendi pure una delle mie noci e torna a trovarmi. Ciao! La formichina, tutta contenta, tornò dalla streghetta con la sua noce. Wow, mi hai portato una noce meravigliosa! Ora, qua vicino c'è un contadino. Avrei bisogno di una carota grattugiata, ma mi raccomando, non ti devi far vedere! La formichina si incamminò verso l'orto del contadino e per fortuna il contadino non aveva tagliato l'erba e in mezzo all'erba alta riuscì a rotolare piano piano, furtivamente, finché non arrivò proprio dove erano piantate le carote. Wow, anche questa carota è perfetta! Adesso, mentre io incomincio a grattugiarla, tu vai a procurarmi un'alga. Wow! La formichina sapeva benissimo dove andare a trovare un'alga, perché andava sempre a bere in un fiume proprio lì vicino. Una volta arrivata al fiume, si mise a nuotare per riuscire a raggiungere le alghe proprio sul fondale. Ma non ce la faceva e quindi dovette iniziare a nuotare più forte, più forte, più forte, più forte e finalmente raggiunse il fondo del fiume e raccolse l'alga che serviva alla streghetta Stagnolina. Grande! È ancora bagnata dell'acqua del mare! Ora mi serve qualcosa di appiccicoso. Resina di albero. Vai, 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 La resina, tutta appiccicosa. Alla formichina non piaceva per niente, ma sapeva benissimo dove trovarla. L'albero cavo era completamente pieno. Ehi tu, giù le zampe dalla mia resina. Te ne posso dare un pochino? Ma solo se mi dimostri che riesci a stare in piedi esattamente come me, sulle braccia e sulla gamba.
Claire, che equilibrio! Prendi pure tutta la resina che vuoi e torna presto a trovarmi. La formichina riempì di resina il guscio di noce che aveva tenuto e tornò subito dalla strega stagnolina. Ma quanta resina! E come appiccicosa! La nostra pozione verrà perfetta! E adesso ci servono 3 aculei di riccio! La formichina era davvero in difficoltà. Non sapeva assolutamente dove trovare un riccio. E adesso come faccio? Cammina, cammina, ad un certo punto vide una pallina proprio in mezzo all'erba. Ehi tu, vuoi i miei aculei? Allora dovrai riuscire a battermi in una sfida. Dovrai riuscire a rotolare come faccio io. La formica più rotolosa che io abbia mai visto. Ecco qua, tieni 3 dei miei aculei e torna a trovarmi. La formichina era molto orgogliosa di essere riuscita in questa impresa e con i suoi 3 aculei ben stretti tra le zampette tornò dalla strega. Bah, non so proprio come hai fatto a trovare 3 aculei di un riccio. Come hai fatto a prendergli? È un'impresa molto difficile. Sei stato proprio bravo. Ma adesso l'impresa sarà facilissima. Dovrai trovare un po' di erba dorata. La troverai lassù, in cima a quella collina. Oh, questo sì che era facile. Di corsa si diresse ai piedi della collina e subito iniziò ad arrampicarsi. Quando fu sulla cima, strappò un bel ciuffo d'erba dorata e poi di corsa riscese la collinetta per portarlo alla strega. Sapevo che l'avresti trovata subito e quindi adesso andiamo ancora alla ricerca di un altro ingrediente che è una banana spiaccicata. Vai! Una banana? Potrei andare là dove c'è la casa dei babbuini. Sicuramente loro ne avranno una bellissima scorta. Ehi tu, perché vuoi prendere una delle mie banane? Posso dartene una, ma solo se riuscirai a stare seduto come me. Tieni pure una delle mie banane e torna a trovarmi. E anche l'ultimo ingrediente era pronto. La formica non vedeva l'ora di tornare dalla streghetta. Oh, come sono felice! Ora abbiamo proprio tutto! Basterà quindi mescolare. E la sai la formula della pozione magica, vero? No. Allora te la insegno. Pronta? Pronti? Batti, batti. Mescola, mescola. Bevi, bevi. Sfrigola, sfrigola e... Ha! Avete capito? Proviamolo di nuovo insieme. Batti, batti. Mescola, mescola. Bevi, bevi, sfrigola, sfrigola e... Ha! E adesso sempre più veloce, vediamo chi ci riesce. Batti, batti, mescola, mescola. Bevi, bevi, sfrigola, sfrigola e... Ha! Batti, batti, mescola, mescola. Bevi, bevi, sfrigola, sfrigola e... Ha! Batti, batti, mescola, mescola. Bevi, bevi, sfrigola, sfrigola e... Ha!
Mentre beveva la pozione, la formichina si sentiva già molto più felice, ma capì che la chiave della felicità non era tanto la pozione, quanto avere trovato nuovi amici. La strega stagnolina, il riccio, lo scoiattolo, anche il babbuino. Non vedeva già l'ora di vivere nuove emozionanti avventure insieme e di tornare a giocare con loro. Torna a trovarmi!